qualità, una questione di qualità, una questione di qualità. Ho una formalità, non ricordo più bene, una formalità. E buonasera a tutti, inizia in questo momento Tiferet, io sono Laura. Oggi 7 ottobre 2019, sono le 19:37 minuti primi, trasmettiamo da qui da Radio Gamma 5 in via Antoniana 66 a Campo d'Arsego. La frequenza sono i 94 MHz e la possibilità è anche quella di ascoltare la trasmissione da tutto il mondo, sì, perché siamo anche in streaming grazie al sito della radio, che ricordo www.radiogamma5.it. Ma che cos'è Tiferet, questa trasmissione che staremo infatti in compagnia fino alle 21:30? Tiferet è posta al centro dell'albero della vita, è la sesta sefirà, ossia il sesto sentiero, chiamato anche intelligenza mediatrice. Il punto di mediazione tra il micro e macrocosmo, cioè quelli della forza spirituale e i piani inferiori o della forma. Tiferet si rivela contemplando il bello, lo splendore, l'armonia estetica. Corrisponde all'esperienza della compassione, che è amore misurato, capace di premiare e di lodare, ma anche di rimproverare se necessario. Nel corpo umano si trova al centro il cuore, come pianeta il sole, e corrisponde al quarto chakra. Tiferet, cioè la visione dell'armonia delle cose, che è un fattore indispensabile al nostro lavoro come costruttori in questa vita e anche in questa puntata che staremo assieme, dove avremo anche questa sera un ospite. Ma io vedo che qui in regia sono già arrivati dei messaggi con dei saluti. Io ricordo che per intervenire in diretta abbiamo questa possibilità grande di poter comunicare, per cui anche con l'ospite io vedrò i vostri messaggi e potremo poi all'interno di quella che è la nostra conversazione rispondere alle vostre domande, alle vostre curiosità. E allora già vedo che appena è partita la
la sigla della mia puntata c'è Marika da Treviso con Anna Maria, con Marika da Treviso, che mi dicono: buona trasmissione Laura, una buona serata con gli ospiti, un saluto a voi, ad Anna delle Poesie, Sandro 05, Rossana di Sottomarina, e un pensiero speciale a Gigi, sempre nei nostri cuori. Certo, grazie davvero, mi unisco anch'io, grazie da Anna Maria con Marika da Treviso per il vostro saluto. E poi ancora abbiamo benvenuta da Ivan oggi 15 giorni presso gli studi di Radio Gamma 5, Campo d'Arsego Padova, via Antonia Santa Sera. Arriva il perno lucente di Laura Ferro. Il ferro si trova negli alimenti chiamati spinaci, e lei, trasmettendo ogni 15 giorni orario a cena, porta energia, calore, tranquillità e tanta dolcezza. Benvenuta da Ivan. Grazie Ivan. Beh, spererei che fosse è un ferro omeopatico che serve comunque per alzare il molare dall'allegria. Allora che ben venga. Spero davvero che possa essere questa una grande possibilità di trasmettere armonia e vitalità attraverso il mio cognome. E allora ricordo il numero per intervenire qui in diretta con gli SMS, 334 710 2672, mentre abbiamo anche due numeri di telefonici con i quali appunto possiamo eventualmente parlarci proprio a voce, ma direi che li sentiamo nella parte seconda della puntata, quindi direi dalle 21, quando c'è possibilità effettivamente di parlare direttamente con l'ospite di questa sera. Io già vi annuncio che l'ospite di questa sera sarà il dottor Massimo Castellani. Probabilmente lo sentite sia nello spot pubblicitario della radio che anche in quelli che sono gli spot che leggono i vari speaker all'interno delle loro trasmissioni, che ringrazio tutti vivamente per questa grande disponibilità, perché è proprio grazie alla lettura e a queste appunto delle iniziative che c'è la possibilità di poter rendere appunto, mettere a conoscenza le varie iniziative della radio, che poi appunto possono essere di aiuto eventualmente certi corsi. Questo infatti il relatore è il consulente sessuologo della relazione affettiva. Questa sera dalle ore 20 parleremo con lui di la relazione intima, come imparare di nuovo ad amarsi. Prima di iniziare appunto con l'ospite, io desidero andare invece a ricordare quelle che sono delle importanti azioni che possono essere fatte per questa emittente. Ricordo che Radio Gamma 5 da 43 anni è una realtà che vive grazie ai contributi di noi tutti, speaker e radioascoltatori. Come possiamo quindi sostenere questa emittente? Abbiamo tre modi per i versamenti: è quello sul conto corrente postale e sul numero 25 38 6459, oppure tramite bonifico bancario presso il credito cooperativo di Campo d'Arsego, e qui invito a ricercare l'IBAN, che è una serie di cifre molto lunghe e dispersive, per cui nel sito lo trovate in modo chiaro scritto. Oppure la terza modalità è quella di dare direttamente il contributo agli incaricati preposti, che sono solo e soltanto i membri del consiglio di amministrazione. Ricordo che tutte le risorse concorrono alle spese correnti di gestione della radio, e per questo si ringrazia quanti in qualche modo e in qualche forma danno continuità a questa unica e indescrivibile radio. E poi ancora Radio Gamma 5, società cooperativa, facciamo tanti auguri a Cavalletto Maria, Antonietta, va bene, quindi questa è una cosa che io, vabbè, anticipiamo, vedo che c'è un... però questa cosa sarà il 9 ottobre. Poi ancora Gas Franco Carraro 76, prenotazioni aperte a tutti di mele gialle o rosse, biodinamiche, patate biodinamiche, bio uva Sicilia, zucche bie, olio tanica 5 litri, consegna sabato 26 ottobre in radio dalle 14 alle 18. Per prenotazioni questo è il numero, 347-6618-523.
Radio Gamma 5, domenica 13 ottobre. Quindi la prossima settimana saremo al Vaillant per rivivere le tappe della memoria. Si ricorda che alle ore 13 pranzo collettivo di fronte alla falesia di Erto. Il menù quest'anno prevede piatto caldo di pasta e fagioli, zuppa di farro e orzo, acqua, vino, panini e dolci, il tutto ad offerta libera. Il postscriptum sicuramente quella di care dolci spose, se potete farci o portare dei dolci, grazie stramille. Per eventuali informazioni questo è il numero 347 6618 523. Io ricordo che appunto allora si va domenica 13 ottobre presso il Vaillant, appunto, per rivivere le tappe della memoria. Attenzione per tutti gli amici che nel 2012 parteciparono all'iniziativa Compro un posto in prima fila a sostegno del movimento NoTav, si ricorda che stanno arrivando da TELT le raccomandate relative agli espropri dei nostri terreni di Chiomonte e Susa. Per ricevere la raccomandata è invitato a segnalarlo al seguente chi riceve la raccomandata è invitato a segnalarlo al seguente indirizzo: espropri@notavtorino.org. Così poi riceverà indicazioni su come rispondere a TELT. Nel testo del messaggio indicare soltanto nome, cognome, paese ed il giorno di arrivo della raccomandata. Grazie a tutti, noi non molliamo e nemmeno tradiamo. Per ulteriori info su come rispondere attraverso il modulo, contattare questo numero 329 00 38 988. Radio Gamma 5 ripercorre le orme della tragedia del Vaillant. Domenica 13 ottobre 2019, come sì, appunto, ho letto anche prima, organizziamo la giornata della memoria nei luoghi toccati dalla sciagura del Vaillant.
Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna, poi andremo a Longarone nella zona di uscita dell'Onda. Saliremo al fianco della diga per raccontare le tappe della tragedia. Poi in auto fiancheggeremo il fronte della frana. Alle ore 13 pranzo collettivo davanti la grande parete della falesia di Erto. Nel primissimo pomeriggio con noi il superstite Beppe Vazza, che racconterà il prima, durante e dopo di quell'immane tragedia. A seguire facile camminata nel bosco dei pini particolari sulla frana scesa dal Toc. Visiteremo anche l'abitato di Casso con sosta e degustazione al negozietto storico e passeggiata di fronte la franona del Toc. Per le prenotazioni, allora c'è una divisione di prenotazioni ed info. Allora, per le prenotazioni, questo è il numero 347-6618-523, mentre per le informazioni, questo è il numero 329-00-38988. Per chi volesse, la partenza puntualissima alle ore 8:30 dalla Coop di Castelfranco Veneto. Arrivare almeno 20 minuti prima per organizzare le auto. Ricordo, questo sarà domenica 13 ottobre, ripercorrendo le orme della tragedia del Vajont. Radio Gamma 5 organizza C'è pizza e pizza, quindi sotto con la biopizzata di Grani Antichi, domenica 3 novembre, ore 12:30, presso la pizzeria Al Telefono, dal nostro supersonico Gianni in Val Rovina, nei pressi di Bassano. Nel pomeriggio sottoscrizione a premi e, tempo permettendo, rilassante passeggiata fin la cascata. Per info e prenotazioni, questo è il numero 347-6618-523. Ricordo, questo sarà la biopizzata di Grani Antichi, domenica 3 novembre, ore 12:30. E poi ancora, servizio civile universale, progetto Abilmente. Fino al 10 ottobre è aperto il bando per 16 giovani. Svolgere il servizio civile nell'ANFAS di Padova, un'opportunità di crescita civile e professionale. Il servizio civile offre la possibilità di essere cittadini attivi e responsabili, di vivere un'esperienza qualificata e qualificante, aiutando le persone con disabilità intellettiva e o relazionale. Il servizio civile di ANFAS permette di impegnarsi in progetti che rispondono concretamente ai bisogni delle persone con disabilità intellettiva e o relazionale. La durata è di 12 mesi, con un orario settimanale di 25 ore e un rimborso mensile di 439,50 euro. Possono aderire i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, non ancora compiuti alla data di presentazione della domanda. Il servizio prevede al suo interno un percorso di formazione generale e specifica. Per ulteriori informazioni dettagliate sul progetto e sul bando, l'indicazione è di visitare il sito www.anfaspadova.it oppure una telefonata al numero 049 8901 184, oppure è possibile scrivere anche un'email ad associazione@anfaspadova.it. Ecco, questo quindi è il servizio civile. Il bando è aperto entro il 10 di ottobre. E poi ancora, conferenza in radio. Per guarire serve comprendere. Cosa ci raccontano traumi e malattie? Venerdì 25 ottobre alle
20:45 in sede radio un incontro con Maurizio Castellini, scrittore, medico emerito, fondatore della Scuola di Medicina Omeopatica di Verona, trainer di gruppi di evoluzione personale, ospite di varie trasmissioni di Radio Gamma 5. E quindi, allora ricordo, questo sarà venerdì 25 ottobre alle 20:45 qui in sede radio. E poi abbiamo un'offerta di lavoro. L'erboristeria Officina del Naturale sta cercando, Naturale di Mestre specifichiamo, sta cercando un insegnante di Tai Chi. Telefonare a Daria, e questo è il numero, 329-59-85591. Quindi ricordo che l'erboristeria Officina del Naturale di Mestre sta cercando un insegnante di Tai Chi. E poi, come probabilmente avete sentito anche questo la pubblicità, venerdì 18 ottobre 2019 alle ore 20:45 Radio Gamma 5 e l'associazione Franco Carraro 76 organizzano in sede radio, qui appunto in via Antoniana 66 a Campo d'Arcego, la conferenza La relazione affettiva e sessualità. Il relatore, il dottor Massimo Castellani, consulente sessuologo della relazione affettiva. La conferenza è gratuita ed aperta a tutti, coppie e single. E su questa conferenza, che sarà appunto una conferenza che terrà il relatore, che a breve dovrebbe essere qui con noi, per cui dopo la pubblicità dovrebbe arrivare, mi ha chiamato che c'è un po' di intasamento, ma insomma è ospite previsto di questa sera, ci dirà anche qualcosa oltre a quello che è appunto l'argomento di questa sera. Parleremo anche un pochino di quello che poi sarà la conferenza, ma subito dopo la conferenza teniamo presente che ci sarà un corso, perché per il terzo anno consecutivo, anche quest'anno, su grande richiesta si ripropone il corso La relazione intima, capirla e viverla con consapevolezza. Che cosa sono? Saranno 4 incontri, appunto, assieme al dottor Massimo Castellani, che ci parleranno questi incontri del valore dell'intimità nella coppia, del senso del noi, delle fasi delle relazioni. Ma vediamo subito come si svolgerà. Allora, si snoderà in 4 incontri. Il primo incontro il 28 di ottobre alle ore 20:30, e qui avremo, alle ore 20:30 ci sarà proprio l'iscrizione vera e propria, nel senso i partecipanti ci conteremo, ci guarderemo, vedremo chi siamo. Io ricordo che però bisogna prenotarsi, ed è fondamentale prenotarsi, perché oltre un certo limite non accettiamo più prenotazioni. Quindi il primo incontro il 28 di ottobre, dal titolo Nell'intimità con il nostro corpo ma con un'altra mente. Il secondo incontro avverrà il 4 novembre, lunedì 4 novembre alle ore 20:45, dal tema, il primo incontro, L'energia della sessualità. Terzo incontro l'11 novembre alle ore 20:45, sempre qui in sede radio, Amore ed Eros, questo il titolo. Quarto incontro ed ultimo sarà il 18 novembre alle ore 20:45, sempre qui in sede radio, e il titolo è Vivere l'essenza di noi stessi nel qui ed ora dell'intimità. Ricordo che è fondamentale iscrivere le preiscrizioni ad Mario, che questo è il numero, 338-351-7099. A lui potete poi chiedere tutte le informazioni, perché è super informato Mario, che saluto e ringrazio per questa disponibilità. E ricordo che il corso è rivolto a coppie e single che desiderano approfondire temi che, se conosciuti nel modo opportuno, apportano nella nostra vita una nuova energia di felicità, permettendoci di vivere una relazione affettiva più libera e spontanea. Ai partecipanti che si iscriveranno verrà infatti anche rilasciato del materiale cartaceo su alcuni degli argomenti trattati e ritenuti appunto anche più importanti. Ecco, io vedo che qui sono arrivati dei messaggi, il numero per intervenire in diretta, eccoli. Allora, vedo che mi scrive Francesco da Cagliari. Ciao Francesco, ciao bellissima voce, un abbraccio vibrante all'ottavo o legge dell'amore. Ciao, grazie Francesco per questo abbraccio vibrante.
e che chiaramente rivolgo lo stesso anche a te. E poi qui abbiamo il Davide, il 625 poeta pazzo. Oh mamma mia Davide, ma tu lo sai che c'è il nostro Francesco conduttore che sa leggerti benissimo. Io qui mi metti veramente in difficoltà. Allora vediamo. Vediamo. Alello, tocco ferro. Ciao Wonder Laura in fashion sul microphone action. La tifferaia magica colpisce anche stasera con le sue serafiche emozioni e io da Maleficus della letteratura sono pronta a regalarti un po' di buon umore. Sano e anti cough cough ai tossici. Non sei minigonna, vero? Ah, ecco, altrimenti rischio di perdere la testa. Scherzi a palla, però lasciati dire che merita la prima serata. Grazie, Davide. E che voce fatata, come leggi l'iniziativa, vanno giù che è un gluglu. Davide, il poeta pazzo. Davide, sì, mi fai tanto, tanto sorridere. Grazie per i tuoi messaggi. Allora, ricordo che torniamo in diretta dopo la pubblicità, che c'è fra pochissimo. E conto adesso di vedere dov'è il nostro prossimo relatore. E intanto vi lascio con la pubblicità. La strada si aggroviglia nei tuoi capelli, i lampioni che esplodono come fanali nei tuoi occhi, hai il cuore che sa di asfalto e di preghiere, e le macchine ti attraversano senza più guardare, e sciogliti i capelli nel fango solo se ci riesci. E allacciami i tuoi dubbi alle scarpe se poi tu non mi credi. Se non mi credi. Il cielo lo reggono ancora i miei difetti. Le mani si incastrano e formano grattacieli. Le scuse attaccale bene così non cadi. Le unghie affilate resistono tagliando i vetri. E asciugami i pensieri col fiato degli ultimi alberi. Accendimi di notte le insegne dei più bei ricordi. Concedimi la pace dei treni senza più rimorchi. E puntami negli occhi come un tram a fari spenti. Investimi di luce se non mi vedi ancora in piedi. Sei tu la mia città, sei tu la mia città che mi spaventa quando è sera. Mi addormenta la mattina e mi ricorda di soltanto uno solo in mezzo a tanti. Quando hai voglia di sentire addosso il grido degli altri, perché tu sei la città, sei tu la mia città. Le case che aprono le gambe agli sconosciuti e le chiese sono bocche di donne coi fucili appesi. Le fabbriche sono vecchi indiani che fanno segni. Porta via con sé gli ultimi avanzi. Nascondimi dagli altri, son troppo comodi i tuoi denti. E sputami poi fuori quando stenderai i tuoi panni. E lavami nel fiume se vorrai ancora indossarmi. E rimboccami le maniche quando pioverà dei muri. E soffiami sul mondo come quasi fossi vento. Sei tu la mia città, sei tu la mia città che mi spaventa quando è sera. Mi addormenta la mattina e mi ricorda di essere tanti. Uno solo in mezzo a tanti quando è voglia di sentire addosso il brivido degli altri. Perché tu sei la città, sei tu la mia città che si colora quando è sera. Dentro i vicoli sei nera e ti ricordi solo allora della tua vena natura. Dai bisogno un po' di me per sentirti meno sola, per sentirti una città che resta sempre ancora accesa. Sei tu la mia città, sei tu la mia città che mi spaventa quando è sera e mi addormenta la mattina e mi ricorda di essere tanti. Uno solo in mezzo a tanti quando è voglia di sentire la tua sorpresa.
Sei tu la mia città dei Negro Amaro, certo, siamo in diretta Radio Gamma 5, questa trasmissione Tiferet, e io sono Laura e vedo già qui i messaggi che arrivano. Laura, vacci piano col Negro Amaro, che poi vedi doppio. Davide il poeta pazzo mi cattura sempre questa sua ilarità. Il numero per intervenire qui in diretta in questo momento in radio, su di Radio Gamma 5, è il 334 710 2672. E allora vediamo innanzitutto l'ospite, presentiamo l'ospite di questa sera, che ci farà compagnia, che vedremo di imparare qualcosa. Beh, con l'ospite di questa sera io direi che ci vuole anche una dovuta colonna sonora, e vediamo se la riconoscete. Un film davvero molto molto romantico. Vi lascio un po' di notte, giusto per entrare in sintonia con quella che è proprio la trasmissione di questa sera. La relazione intima, come imparare di nuovo ad amarsi. Time can do so much on you, still more. I need your love. Colonna sonora di un film molto, molto romantico. La tengo in sottofondo per ricordare che l'ospite di questa sera, il dottor Massimo Castellani, consulente e sessuologo della relazione affettiva. È un ospite che ci è venuto a trovare un bel po' di volte ormai. Sono 3 anni che a distanza di 2 o 3 mesi il dottor Massimo Castellani viene qui in trasmissione. Io ricordo che tutte le trasmissioni che abbiamo fatto, come appunto come quelle di questa sera, tra l'altro anche la trasmissione di questa sera stessa, sarà possibile riascoltare in podcast sul sito www.lastoriavariscritta.it, e ringrazio per questo Luigi che mi dà questa ospitalità. Infatti tutte le trasmissioni, i vari anni che sono succedute, sono tutte in questi formati, in formati audio, che è possibile riascoltarle, per cui anche quella di questa sera nel giro di una settimana, 10 giorni, potrà essere riascoltata. Ma quindi torniamo al fatto che appunto le varie trasmissioni fatte col dottor Massimo Castellani, consulente sessuologo della relazione affettiva, possono essere recuperate e ascoltate quante volte volete. Ma allora vediamo quali sono le sue esperienze nel settore. Il dottor Massimo Castellani, ricordo che è attualmente un veterinario, lo fa come la sua professione, ma come passione viene qui a Radio Gamma 5 per parlarci decisamente di tutt'altro. Le sue esperienze nel settore, lui da anni conduce gruppi di lavoro su tematiche riguardanti l'intimità e la sessualità. Ha praticato discipline psicocorporee orientali, tantra e tao, che gli hanno conferito una particolare visione della vita e conoscenza in campo sessuale. Ha seguito gli insediamenti di Daniel Odier, tantrismo shivaita Kashmiro, e ha condotto seminari e conduce seminari inerenti autostima e sessualità. Ed è stato anche autore di un libro che poi adesso vedremo se lui rinnega oppure porta avanti, perché nel corso del tempo ha avuto una evoluzione anche lui, perché so che è partito appunto qui davanti mi sta sorridendo, non so cosa ci risponderà, però appunto è autore del libro Sesso, Energia, Fantasia, Vitalità, Gioco, Edizioni Mediterranee. Ricordo che è un consulente sessuologo, ed è il suo titolo è stato conseguito presso l'Istituto Internazionale di
sessuologia di Firenze. Si interessa quindi sempre più degli argomenti relazione, amore e sessualità, intesi come strumento di arricchimento nella relazione d'amore, e lo fa diventare l'oggetto primario delle sue ricerche. È così che si avvicina alla scuola del Tantra Maituna di Elmar e Michela Zadra, completandone in 2 anni il training. Approfondisce la sua conoscenza del Tantra seguendo stage e insegnamenti di Daniel Odier, profondo conoscitore del tantismo shivaita Kashmiro, percorso con il quale l'individuo evolve attraverso la sensorialità e la coscienza. E oggi, questa sera, lo abbiamo qui perché l'argomento, il tema di questa nostra serata è la relazione intima, come imparare di nuovo ad amarsi. Buonasera Massimo, buonasera, vediamo se è questo il microfono. Buonasera. Allora aspetta, vediamo. Io non ti sento. Perfetto Massimo. Mi sentite? Adesso perfetto, io sento in cuffia e credo anche i nostri radioascoltatori, se ci fossero dei problemi. Io ricordo che allora adesso siamo perfetto, siamo in regia, è tutto a posto. 334-710-2672, questi gli sms per intervenire in diretta. Massimo, benvenuto, so che c'è stato un po' di disagio, ma ci siamo. Sì, l'autostrada non mi ha permesso di essere qui puntualissimo, comunque adesso ci siamo adesso. E finché non finiamo non mi muovo. Si sono messi i fratelli Benetton a darti delle problematiche? No, decisamente no, mi è dato dei problemi, ma comunque eccomi qua. Ma tu non lo so se hai sentito che colonna sonora ti ho messo, questa sì, infatti, ricorda, infatti, cioè, con una colonna sonora così non si poteva non arrivare quasi in tempo. Esattamente. Allora Massimo, l'importante, abbiamo il titolo, la relazione intima, come imparare di nuovo ad amarsi. Partiamo però da quelle che sono le basi, l'importanza della comunicazione e della condivisione nella coppia. Che cosa ci dici? Sì, allora il titolo della trasmissione è un po' pretenzioso, però in realtà corrisponde a quello di cui questa sera cercheremo di dare appunto degli input il più precisi possibile, perché oggi come oggi io credo che la vera sfida obiettivo sia tenere innamorati gli innamorati. Cioè, praticamente... Bello, bello, mi piace Massimo, sì, sì. È che non è poca cosa. Infatti, è quello. Non è poca cosa. In questo periodo storico in cui tutte le coppie, si dice che scoppiano, no? In cui ci sono queste grandi lacerazioni. Sì, praticamente è un momento molto difficile, perché tutto quello che questa vita ci sta portando è talmente veloce, talmente nel fare e poco nell'essere, che siamo tutti presi da una corsa, non si sa verso dove, e ci dimentichiamo di investire sul momento presente e su tutto quello che può essere anche il vivere con sentimento tutto quello che abbiamo di bello davanti nella vita. Corriamo troppo, non abbiamo il tempo di soffermarci e a volte pecchiamo poi nei ricordi di dirci: ma quella volta se avessi fatto, ma bisogna un attimo rimboccarsi le maniche e cominciare a pensare che il qui ed ora, cioè la giornata, certo, che ci si profila davanti, è una nuova vita ogni giorno che ci alziamo la mattina. Quindi ecco, affrontare con più consapevolezza tutto quello che c'è. Io ho visto anche questo in questo periodo, che finalmente qualcuno si prende la briga di scrivere anche su testate specialiste, sì, di psicologia e quant'altro, quello che nel mio piccolo, nella mia modestia forma di messaggi che porto in giro, dico ormai da anni. Cioè in pratica qualcosa sta cambiando, cioè la gente si sta rendendo conto che non si sta andando praticamente da nessuna parte. Se poi consideriamo che la famiglia o comunque la relazione è la base di una piccola società di 2 persone, sulla quale poi si fonda un qualcosa di più ampio, e poi tutto un popolo e tutta una nazione, cioè se la coppia non si forma più, mancano, certo, le basi anche per una socializzazione, per una comunità proprio che fondi su dei principi duraturi qualcosa che possa andare avanti. Quindi il duro è fare resistere l'amore. Oggi come oggi la difficoltà sta proprio nel riuscire a riportare le persone a dare valore a tutto quello che fino a qualche anno fa dava comunque
da essere attenti, troppa corsa, appunto, troppo disfare, troppo facile disfare. Molte volte io sento di persone che si lasciano con un SMS, con un WhatsApp, con una mail, ma insomma almeno una volta ci si faceva un attimo scrupolo, si cercava di dare una spiegazione, si cercava di parlare di queste cose qui e trovare una quadra. Adesso è tutto molto semplice, diciamo che pochi vogliono prendersi la responsabilità e di essere maturi e preferiscono fare un po' così, forse a volte anche direi proprio per finta, gli immaturi, perché torna comodo e avanti. Però questa sera vedremo appunto perché io sono partito con questo discorso, perché già nel 2016, e mi pare di averlo detto anche in un'altra trasmissione, il filosofo contemporaneo francese Alain de Botton, nel suo libro Il corso dell'amore, specificava che praticamente, come intendavamo fino a qualche anno fa, la relazione non sta cambiando, perché una volta c'era l'amore della ragione, cioè quello che era l'amore fra due persone che si incontravano più che altro per accordi presi dalle famiglie o da motivi commerciali o da motivi, qui stiamo parlando fino ovviamente 1850-1890 così qui in Italia, perché magari in certe realtà, per esempio viene in mente l'India, probabilmente vige ancora questa regola, sì, no? Sì, ma poi se pensiamo alle grandi dinastie del passato, anche dell'Inghilterra, quando univano questi stati, la Francia, l'Inghilterra, insomma, adesso non voglio entrare nello specifico, comunque senz'altro il matrimonio della ragione, o comunque la relazione della ragione, era quella dettata più da qualche cosa che fosse un tornaconto, che non l'amore di due persone che li univa. Infatti, mi viene in mente appunto la storia di Ivano e Ginevra, che non era certo combinata, ma era nata per qualche cosa di spontaneo. Quindi, tornando a noi, l'amore della ragione è finito con i primi del Novecento, epoca in cui si comincia a vedere le donne che leggono i romanzi, appunto il romanticismo, quindi si comincia a costruire questa voglia di romanticismo, questi grandi balli di corte con tutto quello che ci va dietro, i bei vestiti, insomma questa cultura dell'incontrarsi, qualcuno parla anche di colpo di fulmine, la realtà è la cultura dell'incontrarsi, di far nascere qualcosa di spontaneo. Sì. Qualcosa di spontaneo che poi ovviamente lega due persone che costruiscono qualcosa e che iniziano poi con il frequentarsi, col progettare, col dare vita insomma a quella famosa coppia che dicevamo prima, che è la sintesi della famiglia o di una relazione che dura nel tempo e che quindi è l'architrave di una società che rimane in piedi. Cosa è successo? Che è sotto gli occhi di tutti questo tipo di relazione, cioè la relazione della coppia romantica, diciamo dell'amore, del romanticismo, è fallita. Sì. Purtroppo se andiamo a vedere un po' di statistiche, sono più quasi i divorzi che non i matrimoni, sono comunque sempre in ascesa. Le persone trovano più scuse per lasciarsi che non per stare insieme, figli ne nascono pochi e quindi in America dicevano che il mutuo lega di più dell'amore perché puoi separarsi. Perché diventa più difficile separarsi che non... Infatti. E quindi ecco, davanti a questa fenomenologia, per fortuna, io dico per fortuna, poi sono i punti di vista, ci sono filosofi contemporanei come appunto il citato Alain de Botton prima, che nel suo libro dice quello che adesso incominciano a scrivere anche su molte riviste titolate, che non esiste praticamente più la possibilità di una coppia duratura, o comunque sia è abbastanza rara, se la coppia non è preparata. Cioè adesso mi viene da dire, a Napoli dicono se non è imparata. Okay. Se non studia, se non si prepara un po' a quello che va a fare, diciamo che un minimo di nozioni basilari, definiamole psicologiche, sulle dinamiche di coppia o comunque su tutto quello che può avvenire in questa nuova realtà che si va a creare quando si uniscono due persone che danno vita a un qualcosa che è il noi, beh, insomma, siamo tutti autodidatti. Quindi è più facile sbagliare che non far bene. Ecco, io non ho mai conosciuto nessuno che va a fare l'esame di scuola guida senza prepararsi. E invece tutti. Costruiamo coppie, relazioni, coppie, famiglie, relazioni, esatto. E creiamo figli. Esatto, adesso non voglio entrare nel merito dei figli, ma perché sarebbe un altro bel capitolo, però restiamo con i piedi per terra sulle coppie e coppie che siano appunto in un rapporto di dono, definito dativo,
sì, passami il termine, certo, e non di appropriazione, ecco, di aspettativa di ricevere qualcosa con quella fame attavica che hanno tutti, che elemosinano amore dal partner. Però non dimentichiamo che se tutti elemosiniamo amore, siamo tutti questuanti, e anche il partner elemosina amore da noi. Quindi se noi siamo i primi questuanti siamo tutti poveri che chiedono l'elemosina agli altri, poi nessuno riesce a darla. Per cui, ecco, tenere presente questo, che la coppia, comunque la relazione, non dovrebbe essere costruita per soddisfare i nostri bisogni, che il più delle volte nascono dalle ferite dell'infanzia, certo, dell'adolescenza, ma dovrebbe essere proprio un qualche cosa che invece dà vita a qualcosa di creativo, qualcosa di nuovo, un mondo nuovo, dove appunto con la cooperazione, diciamo con la cooperazione dei due membri della coppia, con la complicità, la condivisione, ma soprattutto la comprensione, cosa che oggi manca tantissimo, allora si incomincia a costruire, a affrontare situazioni nuove, appunto a crescere e a evolvere, se vogliamo usare la terminologia più sì, esatta, se no restiamo quello che eravamo. Io ho parecchie persone che conosco che continuano a avviare nuove relazioni, ma io credo che in questa ricerca del plus godimento che c'è oggi come oggi, la nuova relazione dia senz'altro una percentuale di godimento superiore alla norma, perché sappiamo tutti che una volta mangio la pasta asciutta, una volta mangio il risotto, una volta, certo, mangio, cioè è piacevole, cioè cambiare piatto ogni, sì, volta, cioè, rimanere in superficie, sicuramente, esatto. Però ogni di queste qualvolta relazioni, che queste coppie che ripartono da zero, diciamo i fautori di queste scelte che portano a una scelta veloce di cambio, ripartono da zero, nella realtà non si danno mai l'opportunità di provare a stare in certi tipi di esperienza che sarebbero poi la crescita, che porta alla crescita della persona, della personalità e anche, perché no, dell'essenza e dell'anima. Quindi in ultima analisi questo continuare a cambiare relazione, saltare una volta si dà di palo in frasca, non, sì, è divertente, però da un punto di vista crescita della persona, sì, crescerà l'esperienza di come saltare da una relazione all'altra, ma quella che è la vera e propria consapevolezza di, non vorrei neanche definire la maturità, perché poi potrei essere tacciato di parte, ma in ogni caso di evoluzione, come dicevo prima, è un po' più difficile, anche perché noi, questo è un discorso abbastanza che meriterebbe una trasmissione a parte, ma voglio accennarlo appena, anche perché noi ovviamente portiamo in giro una sorta di emanazione. Senz'altro molti dei radioascoltatori avranno letto Le profezie di Celestino, io credo. Probabilmente, e comunque sì. Io ricordo che c'era anche il film, che non mi è piaciuto come il libro. Ma che no, comunque, concordo con te, perché è qualcosa di completamente, sì, diverso, molto più restrittivo, insomma, restringe infatti, molto il campo. Infatti, che comunque anche nel film si vede così la visualizzazione di questa sorta di emanazione, si vede, adesso chiamatela aura, chiamatela emanazione, chiamatela energie sottili, chiamatela quello che volete, insomma la persona porta in giro qualcosa di suo impalpabile, invisibile, che comunque è qualcosa che identifica colui che porta in giro questa cosa qui. Allora l'esempio che io utilizzo sempre è che se io sono in seconda media, sì, vado in un'altra città e mi iscrivo, sì, in seconda liceo, sentono che ho ancora un'emanazione da seconda media, quindi okay, non sono pronto per la seconda. Quindi nella nostra evoluzione, come si cambia di classe in classe, sempre in classi più diciamo di rango, la stessa è la coppia. Se io porto in giro un'emanazione di un certo tipo la persona che dicevo prima che continua a cambiare relazione, quello mi porterà in giro un'emanazione di divertimento, di non voglia di responsabilità, di voglia di vivere la vita a petto ampio, ma con poca sicurezza di fermarsi. Questo la porta in giro e ovviamente attirerà a sé, sì, anche qualche incuriosito / incuriosita, ma soprattutto persone che la pensano un po' come lui e che quindi poi non si può lamentare se la sua vita non prende un certo tipo di piega, perché il primo a portare in giro un certo tipo di emanazione è lui, e attira a sé coloro che sono nell'emanazione abbastanza analoga, cioè diciamo sulla stessa lunghezza d'onda, per usare una terminologia appunto di radio, certo, visto che siamo sì. Ecco, quindi il fatto di cominciare a credere che preparandosi un po' alla relazione,
adesso voglio dire sì, studiando, ma non è un vero e proprio studiare, ma ci sono mille maniere, ci sono libri, ci sono corsi, ci sono conferenze, oggi come oggi per fortuna si parla tanto di relazione e di tutto quello che sono annessi e connessi, ci sono fior di psicoterapeuti, di psicologi, di coach, counselor, c'è un sacco di persone che nella relazione d'aiuto, nella richiesta della coppia o del singolo di cominciare a vedere chiaro, soprattutto dopo una relazione sfumata, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Ecco, io quello che posso dire è che molte volte vedo persone che si rivolgono alla richiesta d'aiuto quando veramente è molto tardi. E una buona percentuale di persone non ce la fa, perché certo. Sì, è vero che la sessualità, l'intimità vengono sempre prese come motivo, però in realtà sono la punta dell'iceberg. Chiaro. Sotto c'è tutto un sommerso di non detto che tu puoi, sì, puoi far diventare la punta dell'iceberg fuoco, cioè la sciogli, ma di sotto c'è tutto il resto del ghiacciaio, quindi del ghiacciaio. Sì, quindi, sì, certo. Quindi quando ci si rivolge troppo tardi non è così semplice. Io direi sempre che alle prime avvisaglie in cui le persone incominciano a baciarsi meno, ad abbracciarsi meno, a stare meno insieme, a creare meno spazi da vivere, tipo weekend, serate, pomeriggi, che ne so, quant'altro, ma che è più importante il lavoro, più importanti i figli, cominciano a far meno l'amore, insomma, cominciano a distaccarsi, beh, insomma, io direi che è già tardi, nel senso che è già il momento di darsi una mossa, no? Quando oramai proprio magari sono 5-6 mesi che non si fa l'amore, non si parla molto e quant'altro, quindi ecco, ci sarebbero tante cose su cui soffermarsi, ma comunque penso che questa sera alcuni punti li toccheremo senz'altro con le domande stimolanti che tu sei solita fare anche a chi non ne vuoi parlare. Non lo so, io ci provo, Massimo, ci provo. Allora, quindi prendiamo questa che è la necessità, quindi a certo punto, tu parli chiaramente di informarsi, diventare più preparati, comunque sì, di prendere la via di una sorta di preparazione, in modo tale che su questo argomento, che chiaramente è un argomento, passami, che noi abbiamo appreso dove? In primis dalla famiglia, quindi dal rapporto dei genitori. Sì, o dagli amici guardandoci in giro. O dagli amici, dai film. Dai nonni, che magari noi vivevamo la nostra infanzia e abbiamo sempre visto un certo tipo di relazione e pensiamo che quella sia la più corretta. Poi dopo dipende, perché possono anche esserci relazioni appunto dove abbiamo vissuto un certo tipo di separazione, allora lì sì, siamo un po' in balia anche, non sappiamo bene come questa relazione dobbiamo instaurarla, cosa dobbiamo fare, no? Quindi ci può sicuramente venire in aiuto quello che tu hai detto, dei corsi, degli psicologi, dei libri. Sì, non voglio tirare l'acqua al mio mulino, perché io, come tu sai, tengo conferenze su questo argomento. Sì, e poi ne parliamo anche, perché sì, quella che poi appunto avevo anche detto poi ai radioascoltatori, sì, ci sarà insomma la conferenza del 18. Sì, che... sì, ma non sono solo io, voglio dire, ecco, c'è tanta gente che per fortuna ultimamente parla di queste argomentazioni. Dico, interessatevi, frequentatele, beh, insomma, ascoltate, poi da cosa nasce cosa, può darsi che una cosa sia spunto per vedere più chiaro in alcune dinamiche della propria coppia. In ogni caso non è una cosa da sottovalutare, perché poi appunto soprattutto quando ci sono i figli, quando ci sono tante cose, vale la pena provare a salvare quello che c'è di salvabile. Certo, certo. Ma allora infatti il problema è proprio questo, che nel momento in cui c'è anche questa difficoltà, allora cerchiamo di sanare quello che è l'aspetto del rapporto più l'intimità, del rapporto, della comunicazione, però poi si compromette anche l'intimità, perché anche l'intimità, la sessualità all'interno di questa intimità non è mai stata chiaramente toccata e nessuno ci dice sì, come deve essere fatto, e allora questa cosa che magari poi con il tempo c'è una certa caduta perché c'è l'abitudine, certo. Che cosa possiamo fare, Massimo? Ma innanzitutto c'è purtroppo da mettere il dito, puntarlo sul fatto che siamo in un'epoca dove i social favoriscono gli incontri e le relazioni, okay, e quindi molte volte si parte bene, ma si parte con una persona perfettamente sconosciuta. Mm. Pertanto c'è da fare un lavoro doppio, triplo, per capire se chi abbiamo davanti o al di là del filo o al di là dello schermo ha la maschera. Oh certo. Il 99% ha la maschera, che poi certo, magari si leverà,
però al primo impatto tutti siamo belli, tutti siamo intelligenti, tutti siamo interessantissimi, tutti abbiamo, insomma, difficilmente uno, ricordo l'esempio di parecchi anni fa di un mio caro amico che diceva, ma mia sorella ha conosciuto una persona al mare, aveva detto che era una persona importantissima, che da lui dipendeva la vita di parecchie famiglie, insomma poi andava a trovarlo, faceva il portiere dell'albergo. Beh, ma ci sta! Lui non aveva detto una bugia, però aveva infatti un po' criptato quello che era la... Diciamo che aveva ingrandito, aveva messo in esatto, quindi lei che si aspettava chissà cosa, ecco, diciamo che chi vive di aspettative, probabilmente i social sono la fabbrica perfetta, certo, per deluderle. Certo, perché certo. Perché le aspettative, certo, poi purtroppo, come San Tommaso, ci devi mettere il naso, infatti, dentro. E poi è ovvio che meno aspettative hai e più percentuale di successo puoi avere, perché non ti aspetti niente, quando arriva qualcosa fai festa, invece che hai tante aspettative. È come nella relazione, la relazione stessa è uno dei problemi del naufragio delle relazioni, sono le aspettative. Quando uno parte con le aspettative troppo altissime, e uso apposta questo eufemismo caricato, è deluso per forza, perché è più facile partire bassi e andare verso l'alto che non partire alti e restare alti. Sì. Quindi ecco, conoscere la persona, darsi il tempo di capire, di comprendere soprattutto, ma poi lo vedremo dopo anche cosa vuol dire amare. Tanti si riempiono la bocca di questo io ti amo, ma più che altro amano quello che rappresenta l'altro. Anche questo. Ma allora, in pratica, appunto, con questi mezzi di comunicazione veloci e social, in realtà è un primo contatto che va benissimo, certo, perché è un modo di conoscersi. Certo. Una volta poteva essere il bar piuttosto che la pizzeria, sì, piuttosto che la discoteca, però li teniamo solamente per una relazione, come dire, il primo contatto, che può essere una possibilità. Esatto. Non c'è bisogno di, adesso uso un termine un po' goliardico, di sbraccare il primo incontro, cioè è meglio un attimo andare coi piedi di piombo, perché ripeto, tanti stanno perfettamente con la maschera indosso, bisogna vedere poi senza maschera chi sono in realtà. Però c'è anche da dire che anche la gente stessa non si conosce a fondo, quindi si sta configurando una realtà un po' particolare, cioè non solo la gente non si conosce a fondo, molte volte la gente non dialoga con se stessa, preferisce guardare cosa fanno gli altri. Adesso non entro nel merito di alcune trasmissioni, che io non ho la televisione, quindi non posso parlare. Siamo in due, neppure io ho la televisione, non conosco. C'è Bergonzoni, la televisione va guardata ma non accesa. Quindi praticamente di tante trasmissioni che fanno perdere un sacco di tempo a vedere cosa fanno gli altri, che poi sono tutte cose costruite, sì, ma la gente in questa maniera non guarda dentro se stessa, molta gente. Non tutti ovviamente. Sì. E quindi se la gente non si conosce, non conosce se stessa e preferisce giudicare i comportamenti degli altri, e appunto certe trasmissioni sono fatte per questo, quando si trova nelle situazioni poi difficili fa ancora più fatica, apriti cielo, perché certo, come fa a giudicare anche l'altro che non è un VIP di certe trasmissioni, una persona normale con i suoi pregi e difetti, e quindi incombe la depressione, l'insicurezza, la bassa autostima e tutte le conseguenze che poi ne derivano. Quindi mettersi in discussione è sempre difficile, è più facile dire hai sbagliato tu. Sì, tutti protetti e pochi edotti, diciamo, praticamente. Quindi... Sì, sicuramente. E questo non aiuta quello che è una comunicazione intima. No, perché l'amore o comunque la relazione non è uno stato permanente. La relazione io la paragono sempre a una fabbrica dove bisogna investire per poter dire andiamo avanti, perché sennò è involuzione. O ancora più facile è l'esempio del caminetto con pezzi di legno che si buttano su per mantenere il fuoco. Se io smetto di buttare, non so se qui le chiamate le socche di legno. Rende l'idea, ecco, sì, credo che si capisce. Ecco, se la smetti di alimentare il fuoco è destinato a finire, cioè a spegnersi. Sì. E lo stesso la relazione va mantenuta, va proprio salvaguardata, non va mai data per scontata. E allora tu stai facendo un paragone importante, mi stai dicendo che nel momento in cui manca la comunicazione, il parlarsi, il relazionarsi, manca dall'altra parte anche quella che è la sessualità? Quando vengono anche da me a chiedere per riavvivare la sessualità, io non mi metto assolutamente a lavorare sul corpo, sulla sessualità. Prima guardo com'è la comunicazione della coppia, perché perfetto, come fa la coppia a pretendere di comunicare con il corpo, perché poi sessualità è comunicazione profonda.
se non comunicano verbalmente, da cuore certo, a cuore, certo, da pancia a pancia, per via delle emozioni, no? Mm. Quindi ecco, la prima cosa da ripristinare in una coppia è senz'altro la comunicazione, che porta alla condivisione, che porta appunto alla comprensione, perché non dimentichiamo che quando c'è un ascolto vero dell'altro, sì, scatta la eventuale comprensione. Ma se quando l'altro ci parla noi pensiamo agli affaracci nostri o pensiamo già a cosa rispondere perché non siamo d'accordo con quello che sta dicendo, ha un punto di vista totalmente diverso, cominciamo a pensare appunto che fra un po' devo andare via, facciamo finta di ascoltare, questa non è comunicazione, questo è far finta di essere presenti. E fa male perché genera comunque un non detto, genera una non comprensione, si sente a livello proprio interiore una certa distanza e quindi un po' alla volta la persona si sente sola, non contenuta, non ascoltata e ovviamente insomma... E qui è il nucleo chiaramente in questa comunicazione, infatti, non esiste. Però quindi, ecco, quando io dicevo prima che è importante essere preparati, io per esempio, che c'entri o non c'entri, io non sono uno che insegna la comunicazione, so che c'è un sacco di gente bravissima che la insegna, però nei miei, tu lo sai, nei miei corsi, sì, io dedico una piccola parte intensa proprio sull'ascolto e sulla condivisione, perché è importante. Poi uno può dire, vabbè, non mi va di applicarla, però se la conosci... Sì, tra l'altro facciamo, si fanno degli esercizi al corso sull'ascolto, sì, profondo, piccolissimo, piccolissimo, però ci sono, sì, alcuni esercizi che secondo me danno molto bene l'idea, Massimo. Beh, ti porti a casa qualcosa, perché sì, il leggere o l'ascoltare a volte si dimenticano, ma ciò che ti trapassa è, esatto, una traccia che ti rimane, ti porta, esatto, a casa in valigetta, diciamo, sì, una valigetta del cuore. Sì, sì. Io adesso poi ricordo che anche Dante, che insomma tutti conosciamo, mm, aveva scritto nel Canto dell'Inferno, mi pare nel 16°-17°, al verso 120 giù di lì, insomma, perché adesso mi sfugge, però infatti non foste a vivere come brutto per seguire, sì, virtù e conoscenza, quindi sì, il sommo insegnante poeta ci viene a dire che non si può restare, passami il termine, zappe negli argomenti che vogliamo sviscerare, bisogna, sì, informarsi, seguire virtù e conoscenza, diceva, e canoscenza lui in antico fiorentino, perché che poi è la lingua italiana, appunto diceva non si può restare fermi, bisogna, e quindi quello che io dicevo all'inizio, anche attraverso questo si impara a dialogare, a comprendere, a condividere. La relazione intima non è un'esperienza intima, l'esperienza intima come sappiamo è quella di una notte magari, che so, al mare, col bagnino, con la svedesona, mi viene da dire, cioè, però l'esperienza intima è fine a se stessa, siamo più innamorati del momento che non del personaggio, dell'adrenalina che si vive, mentre la relazione intima implica impegno, implica crescita, implica tanto tempo, non è frazionabile in una notte o in un paio d'ore. Ed ecco da dove viene seguire virtute e conoscenza, cioè proprio lo sviluppare qualcosa che ha delle solide basi e che mi permette di fare esperienze, ecco, di esperire, non solo di venire a contatto, quindi non è più un'interazione che ho con quella persona, ma ho una relazione, qualcosa che mi dà emozione. Certo. Perché la differenza tra interazione e relazione, già spiegata in un'altra precedente trasmissione, è proprio il fatto di vivere le emozioni in prima persona, anche con la pelle che si alza, no? Anche col nostro gatto, con il nostro cane, possiamo avere una relazione perché ci dà emozione, mentre se vado a fare una raccomandata in posta, io, a meno che non sia innamorata dell'impiegato, sono in un'interazione per avere la raccomandata fatta, poi me ne vado, ognuno fa quello che vuole. Diciamo che la relazione nasce dall'interazione, questo sì, però ha questa IVA, questo valore aggiunto, sì, che comporta appunto questo messo in gioco di emozioni che sono il picco, si dice, più alto dell'animo, no? Sì, ecco, quindi sicuramente. La differenza è tutta lì. E quindi, in pratica, le relazioni, per come sono concepite oggi, sono un po' giunte al termine, secondo te, Massimo? Allora, direi una bugia se dicessi no. Senz'altro sì. Cioè, oggi come oggi, la relazione improntata su una non preparazione minima, sono destinate un po' a finire, perché è come quello che va a fare un viaggio senza la guida, cosa c'è, planet senza informarsi su dove, sì, sta andando, che prendo, beh, l'avventura è bella,
però spesso e volentieri l'imponderabile dietro l'angolo, quindi quando l'avventura ci sembra troppo bella è la volta che, che ci prendono i cannibali, ci mettono nel pentolone. Quindi ecco, io penso che oggi come oggi l'affrontare totalmente impreparati quella che è una storia importante non sia conveniente. Poi ovviamente uno è libero di fare quello che vuole, è vero che ci sono anche dei corsi prematrimoniali di vario genere, però le sfaccettature oggi come oggi per vivere insieme, per affrontare le difficoltà della vita che sono parecchie, il futuro sono tante, quindi più ci si informa è meglio. Anche perché al di là dell'impegno personale, cioè del fatto che una persona voglia decidere di impegnarsi in una relazione, quindi abbia voglia di conoscere l'altro, spesso e volentieri ci sono anche quelle che sono, come spesso, come dice anche al corso, tutte quelle che sono le fasi della relazione, certo, che sono modulate tantissimo dagli ormoni che intervengono nelle prime fasi, sì, dalle proiezioni che noi facciamo sull'altro, quindi anche l'importanza di rimanere sempre presenti a noi stessi e all'altro, cercando di non proiettare quelle che sono i nostri desideri sull'altro, quindi non vedere l'altro, di vedere esattamente l'altro per quello che è, non per quello che noi vorremmo che lui fosse, infatti, no? Infatti, ma molte volte crediamo di conoscere l'altro, ma potrei chiedere anche delle stupidaggini, non so, cosa sai del tuo partner, quali sono i suoi film preferiti, quali sono le sue musiche preferite, quali sono i suoi gusti di gelato preferiti, le date importanti, quali fiori piacciono, quali colori, cos'è che teme, cos'è che ama. Le sue paure, certo, certo. Se uno non sa queste cose del proprio partner, non ha ascoltato abbastanza con il cuore. Con il cuore, sì, 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 perché è l'interessamento, no, che fa, che è parte fondamentale, cioè, dell'amore. Io ti amo, per cui mi interessa di te, non è che io ti amo, quindi dove mi porti in vacanza, oppure che macchina mi regali, io ti amo, quindi voglio che tu stia bene. Diciamo che l'amore passa attraverso appunto il dare più che il ricevere, e se tutti e due sono nel dare, probabilmente è una storia bella. Mentre se tutti e due sono lì che aspettano che l'altro faccia qualcosa per lui, in realtà è un po' più un lavoro, cioè un po' più, sì, un lavoro proprio più egoistico. Certo, certo. E allora hai toccato esattamente il lavoro egoistico e personale, perché allora il fatto che il matrimonio è in crisi, c'è il discorso del bambino. Le due fasi, il bambino capriccioso, quindi sì, l'ego, perché all'inizio è il vecchio saggio. Sì, di questo ne parliamo proprio appunto anche al corso, cioè le due fasi, diciamo, macroscopiche, perché poi non è per ingarbugliare il discorso, ma ci sono anche delle microfasi, delle sottofasi, perché ogni relazione le passa, e più delle volte le passiamo ovviamente tutti inconsciamente, ma sono ben definite, sono ben inquadrate, sono ben, e non dico che uno che le conosce sa come comportarsi, però se non altro dà un valore diverso a cose che accadono. Quindi diciamo che all'inizio tutti giochiamo molto di personalità, di ego, vogliamo la più bella, vogliamo il più bello, vogliamo il più sportivo, vogliamo il più che so, intelligente, quello da mostrare in giro, ok, tutte cose naturali, perché insomma a tutti piace, però non stiamo valutando la persona, stiamo valutando quello che noi vogliamo vedere in quella persona, anzi molte volte carichiamo quella persona delle nostre aspettative che poi non ci sono neanche, magari, però noi le vediamo lo stesso, magari ha fatto un giro in bicicletta, è un gran sportivo, no? Un giro solo, cioè, quindi al di là di questo noi carichiamo nella fase primaria, appunto quella, diciamo, dell'innamoramento, tutte le proiezioni che vogliamo, sì, e tutti i nostri desideri, e qui dobbiamo stare molto attenti, però sapendo che c'è questa fase possiamo anche stare con entusiasmo ma con più consapevolezza, esattamente, quindi dirsi lascio andare tutte queste bellissime cose, ma sono consapevole che dopo queste hanno una scadenza, no? Il formaggio, cioè andranno a terminare e che poi ci saranno altre fasi. Beh, siccome questa persona al di là di tutto mi interessa molto, sono pronta ad affrontare le fasi seguenti con la attenzione che meritano, e poi vedere se è possibile costruire qualcosa. Ecco, diciamo che se uno non, è brutto dirlo, comunque se uno non riesce a liberarsi, passami il termine, di una persona entro la fase della delusione, che è quella che segue immediatamente la fase dell'innamoramento, cioè appena praticamente vede la persona un po' per quello che è, con pregi e difetti, sì, beh, poi non può lamentarsi se si sta assieme una vita e non andava bene e si è tenuto questa persona. Certo. Ecco. Perché poi, quella fase c'è stata, quella tu fase dici? C'è stata, l'hai passata, hai visto cose, hai sentito cose, hai provato cose, ti hanno trapassato cose che ti facevano vedere chiaramente. Poi se tu non hai voluto vederle, non hai voluto sentire, non hai voluto farti trapassare, beh, ti sei protetta, hai fatto finta di non vedere, mi vengono in mente le tre scimmiette, e per cui ti stai un po' preparando il tuo futuro, poi non lamentarti. Questa cosa
È abbastanza fisiologica e ha proprio un tempo, vero Massimo, questa fase? Sì. Lo diremo anche i corsi, certo. Perché è proprio scandita molto bene. Certo, certo. Ma direi che è importante essere consapevoli di questo, perché non ci meravigliamo più di tanto di quello che accade, ma lo prendiamo ogni volta come una sferzata per andare avanti. Cioè, io credo che anche le cose più negative delle relazioni sono importantissime e positive, certo. Perché ci fanno vedere le cose. Se mai vediamo le cose, come facciamo a capire quelle successive? Esatto. Che Babbo Natale è sempre lì che ci aspetta coi doni. Sì, sì, da bambini sì, da adulti no. E poi il fatto che ci siano delle cose, delle esperienze che magari appunto ci hanno colto impreparati o che comunque non sapevamo e comunque ci portano poi una consapevolezza nuova su noi stessi, su che cosa vogliamo e che come anche ci poniamo di fronte a certe situazioni per magari farci riflettere. Certo, quando si parlava di condivisione prima, lo sbilanciamento del rapporto di coppia viene proprio pensando che l'altro non abbia fatto abbastanza, no? Cioè ma non mi dà abbastanza, che lui deve cambiare, che lei deve cambiare, che dipenda tutto appunto dal partner. Ma chiediamoci invece che cosa possiamo proporre noi per far accadere qualcosa che ci renda felici tutti e due. Cioè, ci prendiamo anche le nostre responsabilità, aspettiamo sempre che l'altro sia il guru che ci salva la vita. Quindi la condivisione nasce proprio dal presupposto di non pretendere di essere continuamente accuditi, di continuare a chiedere. Sì, perché lì siamo nella ferita del bambino interiore che cerca... Ma tu mi ami, quanto mi ami? Cioè di chiedere continuamente rassicurazioni ci vuole immedesimazione, empatia anche quando ci sono i conflitti, le cose che non vanno come devono andare, cioè capire perché è successo, cosa non ho dato io, cosa non ha dato lei, e da lì ripartire, perché se è solamente un insieme di improperi tipo la guerra dei Rosis o di accuse all'altro, non vediamo mai quello che c'è nascosto dietro al cerino che abbiamo in mano noi, insomma, che siamo noi. È importante, quindi ricordiamoci che relazione fa rima con trasformazione, quindi non solo dell'altro, soprattutto di noi stessi, perché la trasformazione è quella che ci mette sulla strada della maturità, dell'evoluzione, ecco, fa rima anche con evoluzione, trasformazione. Difficilmente qualcuno riesce anche a avere una trasformazione involutiva, però insomma io ne conosco pochi, bene o male, dopo qualche anno riescono a capire che cosa era successo. Dopo è vero che oggi come oggi siamo tutti un po' fritti, perché con il tipo di società che c'è, siamo tutti quanti col cervello un po' crazy inside, cioè, però ecco, se consideriamo che ogni storia inizia con gli occhi languidi, con tutte le belle qualità in mostra, i bei vestiti, le cenette, le candele, belle maniere, gentilezze, le attenzioni, cioè allora ovviamente siamo tutti ubriachi di relazione, però l'amore, se non vogliamo dire la relazione, è work in progress, cioè certo. Praticamente è un qualche cosa che va avanti, si ferma alle cenette lume di candela, non si ferma alla serata ghindati con la doccia appena fatta, il profumo preferito e quant'altro, poi arrivano anche i rovesci della medaglia. Certo. E bisogna essere preparati, essere un po' studiati, come diciamo all'inizio, per sapere che arrivano e che io ho la forza per affrontarli, non dico di superarli, ma per affrontarli quantomeno e crescere mediante loro. Quindi oggi, Massimo, ritorniamo a questa importante fase, è importante informarsi, studiare, essere preparati, insomma. Sì, che la gente vada dove vuole, che lega quello che vuole, che faccia quello che vuole, ma che si informi un po', perché affrontare una relazione all'acqua di rose oggi non è conveniente. Cioè non possiamo più dire ho trovato questa persona, l'amore della mia vita. No, si costruisce in realtà anche l'amore della nostra vita, quindi sì, non però è che... l'anima gemella non esiste, cioè, okay. sono tutte anime gemelle, nel senso che... Potenziali. Esatto, nel senso che poi dipende da come ci adattiamo alla persona. Quante volte sento dire, ma se c'era una persona che non avrei mai pensato di mettermi insieme, è lui, mio marito, o viceversa, ma mi ha fatto una corte spudorata. Sì, però alla fine poi vuol dire che... Quindi non esiste questa ricerca della fata turchina, del principe azzurro, favole da bambini, che ce ne hanno... La mia generazione ne ha raccontate tante di favole, adesso non so se ne raccontano ancora quelle o se li infarciscono con le storie... non lo so, diverse. Probabilmente... Però comunque la fata turchina e il principe azzurro so che esistono ancora. Ma per gli adulti no. E allora quali sono le cose da tenere presenti in una relazione, Massimo? Come diceva Proust, che è la nostra immaginazione la causa dell'amore, non l'altra persona. Quindi praticamente cos'è che sviluppa, tu dici? Sì. Ma tante cose. Adesso io credo che
sia necessario innanzitutto un impegno costante. Un impegno costante che deriva comunque da tutti e due, sennò è sbilanciata la relazione. E quindi ecco, essere bravi studenti che acquisiscono nuove informazioni e che sappiano poi come agire di fronte alle difficoltà nell'impegno che devono profondere per salvare una relazione o comunque per farla diventare sempre più importante, è importante, perché cambiano le regole del gioco, cambiano le fonti dalle quali imparare, però non cambia il bisogno di amare, di essere amati. Certo. Questo rimane costante nelle varie generazioni, che se ne dica. Mm. Tutti lì che cercano il flirt, però nell'intimo di se stessi tutti hanno cercano bisogno la storia di questa importante. Mm. E quindi le storie a tempo indeterminato esistono ancora. Ma per stare insieme, diciamo oggi come oggi, serve veramente una formazione della coppia. Mm. Un'informazione barra formazione, un impegno solido. Non è più come una volta, ecco, e soprattutto ascoltarsi tanto, condividere tanto per capire se qualcosa non va. Il non detto genera sempre allontanamento, quindi ricordarsi di creare appunto degli spazi della coppia è importante, anche quando si ha molto da lavorare, quando si hanno i figli, ma la coppia va salvata per salvare la famiglia, diciamo, sì. Perché altrimenti se non si ha il tempo di essere ancora un po' amorosi, dicevo all'inizio, tenere innamorati gli innamorati, cioè non sono certo tutte le difficoltà della quotidianità che tengono la coppia insieme, semmai lì generano, però affrontarle divisione. Appunto con voglia di vincere insieme cambia subito tutto il... Una squadra, pensarla come una squadra che ha voglia di arricchirsi e di darsi felicità nella risoluzione di quelli che sono i problemi quotidiani di entrambi, perché poi c'è questo anche il vivere quotidiano. Sì, c'è tanta infelicità comunque in giro, com'è? Tanta infelicità. E perché secondo te? Ma perché appunto sono tutti figli delle aspettative, cioè praticamente i social, mi dispiace ridire ancora questa parola, però leggevo anche poco tempo fa proprio anche un recente articolo del psichiatra Vittorino Andreoli, il quale appunto anche lui diceva che Facebook andrebbe chiuso, a parte che sta un po' perdendo strada, perché lì si perde l'individualità, crediamo di avere un potere che in realtà è inesistente. Diceva, l'individuo non sta nelle cose che mostra, ma in ciò che non dice. Invece i social ti spingono a dire tutto, a far finta. Io vedo persone che vivono di sti social, appunto, che ci banalizzano in fondo, perché cerchiamo di essere quello che non siamo. E quindi, certo, il modo è l'indossare le maschere, sì, in modo continuamente lui dice, per proteggersi. Io lo sposo quello che dice: i social sono un bisogno di esistere perché siamo morti. Mamma mia, potente sta frase. È un po' cruda, ma non lo dice prima che passa. Ecco. Quindi lui è preoccupato per i giovanissimi, i cosiddetti millennials. C'è qualcosa insomma che non funziona a livello sociale e sfocia nell'infelicità, perché poi quando si scontrano con la realtà della relazione vera, è chiaro. Con il fatto di sono proprio impreparati, per cui se andiamo nei millennials sono proprio impreparati. Non dimentichiamo poi che molta dell'erotismo, della sessualità che imparano loro, li imparano sui filmati che girano. Ecco, questo è un punto secondo me importante da sottolineare, Massimo. Sì, i filmati che girano, appunto, non è la sessualità quella vera e diciamo sessualità normale, chiamiamola così. La differenziazione tra il 90% delle persone che fa una sessualità prestazionale, sì, comunque genitale, sì, bellissima se vogliamo, e il 10% di una popolazione che fa una sessualità consapevole, a mio avviso ancora più bella, spirituale, anche io la chiamo, che va verso la spiritualità indubbiamente, ma matura, sì, diciamo, in cui sai quello che stai facendo, senti, sì, che sei vivo, perché è una sorta di meditazione, sì, non senti che sei vivo perché stai raggiungendo velocità, se ci riesci, l'orgasmo, e quindi ti senti vivo quei 3 secondi, perché 4. Hai quel piacere, no, infatti. Sentirsi vivi è proprio sentire, palparsi nel profondo, se mi passi il termine, non è solo urlare, ma è proprio arrivare a sentirsi dentro, è solo una sessualità lenta, consapevole, nel sentire, nell'essere, dedicata, non nel dedicata. Fare, ti fa sentire questo, altrimenti stai passando di lì per caso e c'è un momento di euforia che poi dopo finisce, che può essere riproposto migliaia di volte con migliaia di persone diverse, ma quel certo non so che si crea in certe situazioni con certe persone, poche nella vita, per il quale in due si lavora, non è così automatico o diffuso. Infatti lo stesso Andreoli terminava dicendo a tutti i giovani: abbracciatevi e fate sesso,
nel senso proprio ritrovate, tu sai che c'è anche una conferenza che si chiama Stringimi Forte, sì, sì. Perché nell'abbracciarsi, nel fare sesso, non c'è solo il fate sesso, lì dice abbracciatevi e fate sesso, sì, che dà un'immagine diversa. E quanto potente è un abbraccio? Nell'abbraccio, certo, possiamo sentire quello che l'altro, come dire, se l'altro prende, sì, se sì, l'altro dà, l'abbraccio, se l'altro, come dire, è chiuso, se è aperto. L'abbraccio non è falsità, l'abbraccio è, sì, fondamentalmente sincero. L'abbraccio falso si sente per chi è attento, per chi, sì, è disattento, vuol dire che è disattento su tutto, per cui non ha importanza, no, lì. No, basta che sia un abbraccio, dopo che ci sia il proseguio. Esatto. Però se uno pone un po' di attenzione a come abbraccia, sì, e come viene abbracciato, alla dedizione che c'è in quell'abbraccio, sì, il dare, certo, scopre tanta cosa, ecco, da quella cosa lì. Comunque generalmente il calo di attività, diciamo intima, se vogliamo definirla come attività, è determinato proprio dalla perdita progressiva, anche se lenta, della dimensione affettiva, delle routine che allontana l'eros, dalla mancanza di tutte quelle fantasie che non vengono condivise con il partner, quindi quando non c'è comunicazione, quando non, perché si deve pensare che anche la sessualità è work in progress, come l'amore. Quindi io ovviamente non avrò una sessualità uguale a quando avevo 20 anni, ci sono le stagioni, sì, della sessualità per ogni essere, e quindi, e neanche a quando avevo 30, 40, cioè la sessualità cambia, è inutile dire in meglio, in peggio, cambia come qualità. Ci sarà quello che preferisce un certo tipo di sessualità, chi non sia un altro. Però in ogni caso è importante essere consapevoli che non c'è mai uno scontato, che ci sono sessualità molto più ricche, molto più belle di quelle che pensa la maggior parte dei fruitori dei filmati pornografici, dove ci sono delle scene indubbiamente anche particolari, ma cioè, voglio dire, quelle sono costruite per essere viste, sì, quelle che si vivono sono, non sono costruite, sono spontanee per essere vissute. Sì, decisamente, decisamente. Cioè, e ritornando anche all'aspetto di questi filmati della pornografia, è una visione distorta, fortemente distorta, sì, anche, sì, spesso, di quello che sono. Beh, su questo anche lo dici in modo molto chiaro anche su una tua conferenza, tra l'altro di secondo livello, no? Sì. Dove c'è una grande distorsione. Certo, perché poi vedi, oggi come oggi, io trovo che ci sia proprio un baratro, come dire, tra due cigli di un burrone, dove da una parte mettiamo cose anche belle, bellissime, profonde, spirituali, sacre, e dall'altro c'è esattamente il contrario, cioè da una parte ci può essere la meditazione, la sessualità sacra, il tantra, il tao, i mantra, lo sciamanesimo, i massaggi sacri, energie sottili, tutto quello che ci vuoi mettere e che porta la persona dentro se stessa, dall'altra parte c'è la pornografia, scambio coppie, omosessualità, pedofilia, BDSM, 50 sfumature di grigio, cambio di sesso, cioè tutte cose, tra l'altro non c'è un giusto o uno sbagliato, il problema è che, certo, è la gente, la più parte della gente è in mezzo a queste due robe qua. Mm. E quindi è chiaro che ha anche confusione, perché cosa faccio? Da che parte mando la mia ricerca di sapere? Dove mi sento attratto? Io posso essermi attratto benissimo da una cosa che altri criticano, ma sì, l'importante è che io sia in connessione con me stesso e non che faccia una cosa per moda o certo, perché la fa un mio amico o perché, adesso mi viene da dire, sono di moda i friends with benefits, cioè i trombamici. I? Tromba amici. Io l'ho detta all'inglese, tu mi hai costretto a metterla giù tradotta. I benefit, ok. Ok, quindi, sì. Allora diciamo che friends with benefits è l'esatta etimologia. Sì, ok, non lo sapevo. L'altra è molto più italiana, molto più veneta. Sì. E quindi tutti liberi anche di questo, però come dicevo prima, poi soprattutto in questo ambito del tromba amico, cioè o tromba amica, cioè quando cominciano i problemi, quando da parte di uno dei due, e succede spesso soprattutto da parte della donna, scattano le emozioni, i sentimenti. Sì. Allora il contratto, se vogliamo definirlo così, comincia a vacillare, allora siamo da capo. Quindi, come vedi, molte volte ci imponiamo determinate scelte, ma sono quelle che faremo veramente? La domanda è poi alla fine è sempre questa. Cioè, chiediamoci veramente dentro cosa vogliamo. Cosa vogliamo. Tutti capaci di seguire i flirt e tutti con la voglia di una cosa. Siamo col dottor Massimo Castellani, ci sentiamo fra pochissimo dopo la... Lonely time.
time can do so much. All you still more. Tiferet Radio Gamma 5, su queste note di questa meravigliosa melodia che ci ricorda questo film sensazionale che fu Ghost. Io torno in diretta perché ci sono molte cose che vorrei continuare a chiedere all'ospite di questa sera, il dottor Massimo Castellani, consulente sessuologo della relazione affettiva. Il tema di questa sera è la relazione intima, come imparare di nuovo ad amarsi. Abbiamo sentito quelli che sono appunto fondamentalmente dei consigli importanti, l'importanza infatti in questa fase della nostra vita, in questo periodo storico, non è più possibile trovarsi impreparati nell'amore, quindi l'informarsi, il ricercare, il leggere affinché la nostra relazione vada costruita, non è qualcosa che possiamo lasciare al caso. Sì, è vero, certo, la spontaneità ci sarà nelle emozioni, nel nostro sentire, ma fondamentalmente per poter relazionarci con l'altro abbiamo bisogno di una profonda conoscenza, sicuramente di noi stessi. Dobbiamo imparare a sapere dov'è il nostro bambino ferito. Massimo, dico giusto? Perché altrimenti quel bambino ferito, se noi non lo conosciamo, inevitabilmente si riproporrà anche all'altro? Ma molti entreranno nella tomba per mano con il suo bambino ferito, secondo me. È un brutto quadro, però. Sì, decisamente. Chi non lo cura per strada se lo porta poi. Se lo porta nel... E qui ti leggo, sì. Tra l'altro è bellissima, sì. Volevo dirla alla fine, ma te la dico adesso perché ci sta. Un piccolissimo scritto di 4 righe di Madre Teresa, sì. Che dice: ama la vita e amala seppure non ti dà ciò che potrebbe. Amala anche se non è come tu la vorresti. Amala quando nasci e ogni volta che stai per morire. Non amare mai senza amore, non vivere mai senza vita. Mamma mia. Quindi lei mette in conto che il bambino poi rinasce se non lo curi. Certo, certo. Ecco. Ed è quello che in effetti si dice sempre anche dai nostri cari, insomma, psicologi. Cioè, Freud l'ha rilevato, Jung li porta avanti. Tutte quelle che sono le ferite dai 0 ai 6 anni. Continuano a sanguinare. Certo. O le curiamo o inevitabilmente si fanno. Abbiamo i telefoni che stanno 049-700-700, 049-700-838. Cosa facciamo? Abbiamo i messaggi? Rispondiamo alle telefonate? Sì, dai. 700-838, pronto, vediamo se sta suonando. Pronto, 700-838, pronto? Ciao Laura e buonasera, dottor Massimo Castellani. Buonasera, ricordi il tuo nome? Sì, certo, sono Ivan di Campalto. Ivan, che hai scritto qui, Ivan di Campalto. Hai anche scritto un messaggio, volevi dirlo in diretta, direttamente? Assolutamente sì. Benissimo. Comunque, magari, non so se vado fuori, se vado fuori tema, mi scuso, ma non credo. Vediamo. È fuori tema. No, chiedi un consiglio tu, giusto? Stai chiedendo un consiglio, è questo? Ma consiglio e anche una considerazione breve. Vai, allora, vai pure, ti sta ascoltando, ti sta ascoltando. Ti sta ascoltando. Sì, scusatemi Laura, non ho capito. No, ti sta ascoltando. Ah, ok. Dottor Castellani, buonasera intanto. Buonasera Ivan. Senta dottore, un'informazione così a bruciapelo e anche una considerazione. Sì. Premetto che la società è disordinata. Sì. Adesso le spiego perché. Allora, tempo fa, anni or sono, i nostri genitori, i nostri antenati, le nostre nonne, nonni, dicevano che se per esempio la donna in paese andava insieme a un altro uomo era considerata purtroppo una persona poco di buono. Sì. E veniva esonerata dal paese, veniva emarginata, rimigrata, addirittura doveva andare via. Certo. Ora le cose purtroppo sono brutalmente cambiate, perché adesso tu fai quello che vuoi, io faccio quello che voglio, io vado insieme con Tizio, tu vai insieme con Caio. Sono cambiate le cose dopo il 68, diciamo, se vogliamo mettere una tappa. Sì, dove secondo me
non dico che ci dovrebbe essere del schiavismo, perché schiavismo no, però magari un pelino di tabù non è che dispiacerebbe tanto. Ora, io le dico questo, io sono praticamente, tra virgolette, vittima di una relazione extraconiugale da anni, sì. E devo dire che se potessi tornare indietro, come diceva Luca Barbarossa, come dentro un film, se potessi tornare indietro, sì, riavvolgerei, sì, certamente il nastro, sì, perché non tornerei assolutamente indietro, perché sei condizionato, ti senti, certo, un terzo incomodo, e vabbè, insomma. Domanda, cosa ne pensa della coppia aperta? Io sinceramente no, proprio no, perché quando tu sei innamorato di una persona, la coppia aperta sei te e la persona. Certo. Come la vedo io, ecco, quindi sarò anche troppo severo, non lo so, ma in un certo senso un po' di tabù, dai, diciamocelo, allora, vede, guardiamoci negli occhi, vede, un Ivan, po' di tabù non è che guasti, Ecco, allora puoi pure attaccare, ascolti in diretta, ascolti, sì, tramite telefono, va, Laura, bene? Grazie, Ivan ti risponde subito in diretta, grazie, 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 buon proseguimento di serata, Ivan, grazie. Ciao. Allora, rispondiamo a Ivan, che ha sollevato una questione giustamente, purtroppo anche attuale, intelligente, e al quale io rispondo proprio quello che c'è da dire. Siamo passati un po', per fare una disamina di quello che lui diceva attraverso i tempi, da un'esagerazione all'altra. Diciamo che i tempi ultimamente corrono troppo veloci, siamo una generazione che è testimonial di cambiamenti epocali molto veloci. Quindi mentre i nostri genitori ci mettevano parecchi anni per vedere dei cambiamenti importanti, noi li stiamo, sì, vedendo nell'arco di pochi anni. Sì. E questo ovviamente genera confusione e anche disappunto. Capisco il sentimento di Ivan e nel contempo però devo anche dire che molte volte le situazioni che ci circondano le abbiamo un po' non cercate, ma a volte permesso che si creassero. Cioè, fin dove è la nostra non colpa, se vogliamo parlare di colpa? Comunque, se noi permettiamo tutto questo è perché stiamo anche in questa situazione. Quindi la situazione, a un certo punto, se non ci sta più bene, non ci fa vivere bene, decidiamo di dire di no. Decidere di dire di no. Certo. Perché è un compromesso con la nostra anima, dove l'anima, certo, vince, cioè certo, diventa infelicità. Esatto. Quindi o prima o dopo bisogna trovare la forza di girare pagina, sì, di imboccarsi le maniche, sì, altrimenti non ci si può, sì, ma non, questo non è riferito a Ivan in senso generale, sì, sì, in non generale, ci si può lamentare di una situazione che stiamo vivendo per la quale più di tanto non abbiamo fatto, per lui diceva rivolgerei il nastro, ok, ma cioè, il nastro si può rivolgere sempre, ecco, quindi prendere in mano con responsabilità, sentire fino a, certo, fino a dove si può sopportare e dove non si può sopportare. Bene. Se una situazione di convivenza con l'extraconiugalità non sta più bene o non sta bene, mi fa star male, io devo trovare il modo di finirla, perché altrimenti nel tempo mi fa star male. Concordo pienamente, Ivan, forza e coraggio. Forza e coraggio. C'è ancora il 700 700, pronto? Buonasera. 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 E lei è NAF, vero? Beh, io sono io. Buonasera NAF. Però mi piace essere un pochettino più sofisticato quando parlo. È artificioso, se sa, ma che vuoi anche appoggiare apertura mentale comunque. L'ascoltiamo, il sessuologo la sta ascoltando. Chieda pure. Con qualche piccola esperienza che potrei aver fatto anche, e qualche donna mi devo ancora trovare anche. Bene. Ma però, ecco, nota anche una cosa, che a conti fatti, scusa, sì, sì, sarò anche l'uomo che non sa amare, ma a conti fatti, a un animale, anche te, io, più se non viene qua, non so, Elisabeth Taylor a 30 anni e con tutti i miliardi, che, a parte che ormai sono troglodita, ma piuttosto che dare anche un suo cane o un animale di mi rifiuterei anche Elizabeth Taylor, chi che sia, insomma, pur con tutti i scherzi che puoi avere. Ora volevo dire questo, se ho detto 1000 volte qua, amore tra il piacere, dal piacere che prova la persona o l'essere che, certo, viene amato, questo, sì, è un dato di fatto. Sì, 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 è un dato di fatto, certo, è vero. Che se una data latina dice pulis amor est sanabili erbis, non c'è erba che possa guarire il mal d'amore, giusto? Che ne se è un adagio qua veneto che dice l'amore sotto per uffa fa muffa. Sì, sì, però, vabbè, questi sono detti, sì, libro, ecco, però, sì, però che sia che Shakespeare che dice no, le ultime tre
locuzione, insomma, è quella che è interessante. Essere o non essere, questo è il dilemma. Che cosa più degno, subire le strade colpi di palestra di una fortuna oltraggiosa, prendere armi contro mare, la fame contro stanno e porfino tutto. Vivere, morire, dormire, forse sognare. E con il sonno poter dire di aver messo fine alle fitte del cuore, all'infermità naturale alla carne. Ho una grazia a chiedere devotamente. Anche qua comunque il contesto varia un pochettino, perché come ripeto, a volte se si alza troppa libertà alla donna, sembra che non, la donna non si senta interessata anche. È ovvio che se l'uomo vuole la sua libertà, anche la donna che la verla, giusto? Anche se c'è qualche cornetto che scampa, insomma, volevo dire. È un accordo tra le parti, eh? Accordo tra le parti, però poi non ci si può lamentare se l'acqua va troppo fuori dal vaso, nel senso che... questo è un dato di fatto, che la trovo donna che sia psichicamente più debole, perché come ripeto, può darsi che mi anche con quelli che sono assieme una vita insomma, parecchi anni, e ho visto che c'è un pochettino più debolezza psichica da quel lato là, capito? Perché potevo avere donne che ne ho confuse anche in poche parole, molto più carine e più giovani di me anche, non so se rendo l'idea. Ma se è rimasto vuol dire che c'era qualcosa, esatto, che le tratteneva lì. Esatto. Come? Se è rimasto lì, però vuol dire che c'era qualcosa che sentiva dentro che la tratteneva lì più delle altre, perché sa, un conto è la scappatella. Un conto questo è scontato, però guarda, come ripeto, guarda che dopo che c'è anche il valore effettivo che può subentrare anche nel rapporto sociale. Certo. Sì, certo, questo è fondamentale. Non che sia un'abitudine, sia ben chiaro, ma che se quel rapporto, come si dice, che se che ha fin dall'inizio, no? Che mantiene. Mentre donna, come che hai detto prima, comunque, sì, è appetiteria più sul sentimentale quando che fa il cornetto, capito? La donna attraverso l'amore si avvicina al sesso, l'uomo attraverso il sesso si avvicina all'amore e si incontrano a metà. Dopo è chiaro che qualche dun deborda ogni tanto, e quando si deborda che le storie che problema. Benissimo, ho il 700-838 Nafa. Come non detto, buonasera, grazie per il suo intervento, grazie. E allora vediamo se 700-838 pronto? Buonasera. Con chi parliamo? Mi chiamo Lisa. Lisa, buonasera, benvenuta. Da Padova. Perfetto, benvenuta Lisa, prego. Volevo una curiosità, parlare col dottore. Sì, sì, la sta ascoltando. Lei diceva che quello che un bambino vive, no? Dal sì. giorno che nasce fino a... quanti anni, diceva lei, che è essenziale proprio per la formazione della persona. E certo, infatti tutte le teorie dell'attaccamento dicono che poi le relazioni future nella vita di una persona dipendono molto dal primo periodo dell'infanzia, appunto da come è stato accudito, trattato, toccato, abbracciato dai genitori o meno. E lei trova che l'asilo nido sia una cosa logica per un bambino di pochi mesi? Allora, lei non trova che l'asilo nido proprio come istituzione sia un maltrattamento? Beh, diciamo che l'asilo nido è tornato utile a molte persone perché oggi lavorano tutti quanti in due e quindi in qualche maniera, mi scusi il termine, è un parcheggiare il bambino, e questo ovviamente se il bambino potesse scegliere. Mi viene in mente una battuta di Grillo di tanti anni fa, che quando facevano pubblicità del mangime per gatti Whiskas diceva: sì, ma me lo deve dire il gatto che sceglie Whiskas. E in questo caso dico: sì, ma me lo dovrebbe dire il bambino che sceglie l'asilo certo. nido ai genitori. Quindi è ovvio che il bambino preferirebbe stare con i genitori, però è anche vero che purtroppo è una società che obbliga molte volte a fare delle scelte crude. Allora io dico, volente o nolente, se il bambino lo mettiamo all'asilo nido, ma cosa diamo quando torna a casa? Perché ci sono anche coppie che, oltre a mettere l'asilo nido, quando torna a casa, pur che taccia, gli danno in mano un cellulare, un giochetto, cioè non hanno dialogo col bambino, non gli stanno dietro cercando di essere vicarianti del dottore. I miracoli non li fa mica nessuno, lo so. Però non si tratta di miracoli. Lei capisce che questi genitori, quando arrivano a casa, hanno una giornata di lavoro sulle spalle. Ma quando hanno fatto un bambino, sapevano cosa facevano o l'hanno fatto solo come frutto infatti di... Infatti non ne fanno più neanche uno. Come dire, ha dato risposta a lei stessa, questo è il risultato di questa società. Purtroppo la soluzione non è che ce l'abbiamo noi, infatti adesso cercano di dare anche degli incentivi ai governanti, tutte queste cose qui per favorire le nascite, però la frittata è un po' fatta. Oramai la società è improntata su un certo tipo di stile di vita. Perché poi
quando hanno 10 anni, 12, 13, quando sono nella fase dell'adolescenza, diventano, fanno, ci sono le baby gang, ci sono. Lo so. Perché lo ci ritroviamo e vengono ficcati davanti ai televisori con dei telefonini in mano. Sì, sì, sì. Guardi. Possono trovare di tutto dentro e non sono assolutamente in grado di poter far fronte a una società del genere. No, sono, concordo. Sono abbastanza indeboliti da tutte queste cose che non li rafforzano. Infatti, è un problema, in effetti. È un problema, creato a livello sociologico. Creato perché, in questa società in cui c'è un'economia che prevale sul benessere del singolo. Tutti vogliono apparire, tutti vogliono avere e nessuno si mette in discussione. Allora diciamo che hanno ragione quelli che proprio non si sposano e non ne fanno neanche uno. No, beh, insomma, adesso un po' egoistica come scelta, un po' egoistica, però anche delle brave coppie, effettivamente. No, non c'entra l'egoismo. Guardi che l'egoismo è farlo e dopo doverlo trascurare perché si sa già che si arriverà a questo. Quello è egoismo. E sono due forme diverse, sì. Un po', ecco, comunque, diciamo che bisognerebbe appunto fare per esempio i conti con le proprie possibilità economiche, e quindi, di tempo libero, di volontà di fare, di sacrificare, esatto. Perché c'è anche questo problema purtroppo, e poi cioè, la voglia di sacrificio in tanti di noi, sì, diciamo moderni, è molto più piccola di quelle del dopoguerra, cioè, sì. Neanche per idea, non sono d'accordo con Vabbè. Possiamo essere tutti d'accordo. Io trovo che oggi sono in condizioni intanto è una società che devono, perché chi lavora, quando la donna lavora, non è in casa, ha anche tante più, deve mantenere un certo modo di presentarsi, deve avere anche la macchina per spostarsi, cioè ci sono tante più necessità, no? Sì, sì, ma nulla toglie infatti da questo che stavamo dicendo questo. Ci sono una serie di necessità, di incombenze anche sulla donna, che è fondamentale nel momento in cui si è una coppia decidere se questi figli gli si vuole effettivamente oppure no. Guarda, è importantissimo. Io sono figlio di due genitori che si sono sposati. Ma come si fa a parlare di egoismo? Egoismo è facile in una situazione del genere. Perché guardi, io credo che qualsiasi coppia che abbia, insomma, una coppia normale, voglia magari un figlio, no? Cioè, logico, viene normale, viene naturale. Ma quando si pensa a quello che si deve proporre a sto bambino e a quante possibilità si ha di poter essere giusti col bambino, è logico che non li fanno proprio. Io trovo che non è assolutamente egoismo. Va bene, benissimo. E allora, sì, allora, bene, allora vediamo. Lisa, rinnovo che se vuole possiamo anche vederci, perché c'è la conferenza il 18 di ottobre, quindi magari potrebbe magari anche venire ad ascoltare questa conferenza e magari ci troviamo. Cosa ne pensa? Ma dov'è? Qui in Sede Radio, a Campo d'Arsigo. A Campo d'Arsigo? Sì, sì, 18 ottobre alle 20:45. Adesso lo dirò, va bene? Va bene. Come crede? Dell'intervento che ci e ha dato. E poi non prendete giù, cioè non la, come si dice adesso che non ho il termine, magari dalla conferenza, no? No, non ci sarà una registrazione, non credo. Vedremo però, vedremo come riesco ad organizzarmi. Va bene. Va bene, grazie. Adesso rispondiamo alla... Grazie per l'intervento, signora Lisa, buonasera. E allora, scusate, allora abbiamo un'altra domanda che credo che Massimo ce la facciamo, perché volevamo anche dare indicazioni su quelle che sono che è il corso. Abbiamo un minuto. Allora, abbiamo... Domanda mirata, diciamo. Sì, però. Sì. Allora, intanto saluto tantissimo Sandro, che dice appunto che ci salutava e poi dice una domanda al professore. Non c'entra nulla con il sesso. Una mia amica ha problemi con il suo corpo, nel senso che non si piace perché ha il seno piccolo. Per farle capire le classiche coppe di champagne,
compagna e dice di avere le cosce abbondanti. Per me è perfettamente normale, anche se per me non esiste la normalità. Comunque, lei tende a chiudersi in sé ed uscire poco. E premetto, lei ha 16 anni. Come aiutarla a farle capire che è bellissima e che non deve vergognarsi del suo corpo? Anche perché un bel corpo senza cervello, come avere un tramezzino vuoto, non dà soddisfazione. Sande dello 5 a Treviso è molto saggio questo ragazzo. Ha già risposto lui quello che dovrebbe cercare di convincere. Perché poi la realtà è questa. Lei, poverina, risente di quello che è il condizionamento della società attuale. Tutti si rifanno i seni, tutti si... Però la bellezza, se poi appunto io poi prediligo le coppe di champagne a certe cose, quindi sfondo una porta aperta. Il problema è che non siamo solamente io e lui sul mercato, bisogna che riesca a convincere che le piace tanto, ma tanto così, che tutto il resto è relativo e che è una forma mentis che purtroppo non è sua, ma arriva da schemi mentali che vanno a inficiare la bellezza che ha intrinseca in tutto il suo corpo e nella sua testa, che infatti, è più importante. Infatti. E allora adesso a questo punto dobbiamo assolutamente tornare in quello che è l'evento che ci permetterà di conoscere direttamente faccia a faccia il nostro dottor Castellani, Massimo Castellani, che appunto abbiamo avuto quest'oggi a Tiferet. E Massimo, noi ci vedremo il 18 di ottobre qui in sede radio alle ore 20:45. Per tutti coloro che volessero partecipare, ricordiamolo, coppie e single, è aperto a tutti, la conferenza è gratuita, Massimo si mette a disposizione e noi parleremo della relazione affettiva e sessualità. Questo sicuramente è il tema. Poi eventualmente poi c'è anche quello che verrà poi eventualmente parlato anche del corso, perché il dottor Massimo Castellani qui terrà il corso che appunto è la relazione intima, capirla e viverla con consapevolezza, e sono previsti questi sono 4 incontri di seguito, 4 incontri, il 28 ottobre, il 4 novembre, l'11 novembre, il 18 novembre. Massimo, giusto perché abbiamo pochi minuti e vedo dall'altra parte già Andrea per entrare a dire, che cosa possiamo dire di questa conferenza? È propedeutico oppure una cosa a sé che tu darai delle informazioni importanti ed è un'altra cosa rispetto al corso? No, la conferenza va a sviluppare un po' più approfonditamente gli argomenti che questa sera abbiamo un po' sorvolato per motivi di tempo, sì, e quindi sì, andiamo a rivedere, a prendere in mano la relazione intima e come imparare di nuovo ad amarsi mediante dei suggerimenti pratici, ma soprattutto anche degli esempi di come possono evolvere meglio certe dinamiche di coppia. Quindi affrontiamo un po', diciamo, questo argomento in maniera più consona. E mentre il corso ovviamente prende un argomento dopo l'altro e ci va dentro, in modo che le persone, sì, proprio si informino, come dicevamo all'inizio, su tante cose. Se vuoi definire, io sì, per esempio è interessantissimo perché per esempio parliamo dei tabù, della struttura mentale, dei modelli, esatto, ereditati, gli schemi autolimitanti, il senso di colpa, l'agency, che cos'è questa agency, i falsi miti, i condizionamenti, l'ansia da prestazione, la zona di comfort che ognuno ha, e poi, esatto, e poi riprendi anche con gli esercizi, fai l'ascolto profondo, le tre parti le tre porte, sì, dell'amore. Sì, 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 andiamo a vedere proprio tutti quei meccanismi, diciamo, che potrebbero sembrare tanti, troppi, sì, in realtà sono tutti concatenati e sono l'essenza della spina dorsale delle dinamiche di coppia. Quindi capire cosa si fa, perché si fa e perché si potrebbe evitare e come vivere un po' meglio. E poi ancora, nella terza serata per esempio, le chiavi della sessualità, qui andiamo un po' più sull'energia della sessualità. Sì, 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 e perché vedo qui la chiave della sessualità consapevole, le fantasie sessuali, la focalizzazione sensoriale, certo, la conoscenza del proprio corpo. Certo, una sessualità un po' diversa da quella prestazionale, insomma, quella che tutti vorrebbero fare, che poi non fanno mai, fanno sempre quella, diciamo, finalizzata al godimento estemporaneo molto veloce che molte volte non appaga. E poi c'è la tipologia degli accoppiamenti secondo il, e questo lo conosciamo tutti, il Kama Sutra e il Kudoska. Sì, Kudoska. Kudoska. I nativi americani, però qui sono cenni, è uno sorvolare, okay, perché ci vorrebbe un corso solo, per solo su cose, questo. Però, tanto per far capire che non è una materia che nasce ieri, ma che ha le sue storiche radici nelle varie culture del mondo. Perfetto. Ancora abbiamo l'importanza dell'esserci, dell'amore fatto con amore, quindi sì, qui è la chiusura della quarta, sì, lezione, i chakra nella sessualità, il massaggio intimo e la sessualità tantrica, cenni e spunti. Certo, per fare appunto ancora di più una volta conoscere le persone, che non c'è solo la sessualità che hanno imparato così da autodidatti, ma che c'è molto di più.
Perfetto. Allora io veramente invito tutti i radioascoltatori sicuramente a venire a conoscere Massimo, lo ascoltiamo tutti assieme in conferenza il giorno 18 ottobre qui a Campodarsico in sede radio alle ore 20:45. Come dicevo, ingresso gratuito. E poi per tutti coloro che volessero anche eventualmente partecipare al corso, ricordo che per le iscrizioni c'è Mario 338-351-7099. Ripeto, 338-351-7099. Massimo, il tempo è volato come sempre, cioè vola. Sì, perché sono stata bene. Io ti ringrazio delle preziose informazioni. Spero che anche i nostri radioascoltatori, ci sono una serie di messaggi che non sono riuscita a leggere, perdonatemi di nuovo. Davide, il poeta pazzo, ciao caro, ti ringrazio. Allora a questo punto io vi do l'appuntamento. Certo, fra 15 giorni noi ci sentiamo. Lascio la regia al nostro caro Andrea. Vi auguro buon proseguimento di serata, un forte abbraccio consapevole a tutti, spero che si senta questa energia. Grazie davvero per tutti coloro che hanno scritto, che hanno chiamato e anche coloro che hanno ascoltato in silenzio. Ciao, grazie a tutti. Perché senza di voi Radio Gamma 5 non ci sarebbe. Grazie Massimo, grazie davvero, grazie, buona proseguimento di serata, grazie.